azione che avete in parte già visto nel video introduttivo, che vi serve proprio a capire come fare per maturare queste ore di aggiornamento e anche come avere poi l'attestato o gli attestati che avete richiesto. Ma prima le doverose presentazioni di coloro che di fatto poi sosterranno il peso di questo pomeriggio insieme, delle prossime tre ore, ovvero i nostri relatori, che vi vado a presentare in ordine di apparizione, quindi secondo quella che è la scaletta di questo pomeriggio. Quindi do il benvenuto, il bentornato ad Ermanno Savio di Global Building. Ciao Ermanno. Ciao, un buon pomeriggio a tutti. Saluto anche Luca Saccato di Sacop. Ciao Luca. Ciao, buon pomeriggio a tutti. E un bentornato anche ad Andrea Riva di Bacchi. Bentornato Andrea. Ciao, grazie, buongiorno a tutti. Più tardi appunto avremo modo di ascoltare tutti gli interventi. Io vi esorto e vi invito ad utilizzare la chat che a breve sarà attivata in GoToWebinar, lo spazio cosiddetto domande chat, nel quale poter postare il vostro quesito per gli esperti collegati. Quanto più possibile breve, mi raccomando, quanto più possibile anche attinente magari ad aspetti non tanto legati a casi molto specifici, ma magari sulla base di quello che è l'argomento in generale che si sta trattando. Sarà un piacere sicuramente confrontarci con tutti voi. Vi dicevo, per maturare le ore di aggiornamento, occhio alla presenza, nel senso che l'applicazione GoToWebinar monitora la vostra presenza, quindi verifica quando siete collegati e quando vi scollegate. Ricordatevi che è necessaria una percentuale minima per poter accedere a quello che è l'aggiornamento e per avere gli attestati. Ma su come avere gli attestati, quando arriveranno e come, ci vediamo dopo in chiusura. Mi tengo questa informazione per il finale. Direi di non dilungarmi oltre con le presentazioni e di iniziare subito con il fitto programma di questo pomeriggio, iniziando quindi con il primo intervento in programma, l'intervento di Global Building, di Ermanno Savio, che tra poco condividerà lo schermo con tutti noi e che ci parlerà appunto di protezione passiva contro il fuoco, di strutture portanti e di compartimentazione. Ti confermo che vediamo la tua slide, Ermanno, che ti ascoltiamo, e quindi un buon lavoro a te e un buon ascolto a tutti noi. Ci vediamo dopo. Bene. Allora, iniziamo l'incontro di oggi parlando di un argomento che è la protezione passiva al fuoco, quindi quell'argomento che ha a che fare con tutto ciò che entra in gioco quando il flashover è stato superato e quindi l'incendio è così generalizzato. Nella fattispecie andremo a vedere alcuni aspetti della compartimentazione, dalla parte più elementare e semplice, fino poi ad andare a toccare argomenti che sono legati all'attraversamento degli impianti e alla protezione strutturale. E una breve premessa che mi serve per un filo conduttore dell'incontro che terrò in questa prima parte è legata alla compartimentazione. La compartimentazione, come voi ben sapete, è una partizione che ha la funzione di relegare l'incendio in una determinata area dell'attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco. Quindi, in maniera tale che nel caso sfortunato in cui non si riesca a controllare l'incendio, quell'incendio rimanga all'interno di una parte dell'attività soggetta al controllo, quindi che non vada ad invadere la totalità degli ambienti, per un determinato periodo temporale. La compartimentazione può essere di due tipi. Beh, chiaramente può essere verticale e orizzontale. La compartimentazione verticale è molto semplice, si tratta di una parete che fa in modo che in caso di incendio le fiamme e il fumo, la temperatura, non vadano dalla parte opposta, quindi rimangano relegate in quella zona che è il cosiddetto compartimento. Mentre per quanto riguarda il compartimento di tipo orizzontale, si parla di un solaio, ovviamente, ma questo solaio ha la funzione di far sì che le fiamme e il calore non vadano a coinvolgere il compartimento soprastante. Perché ho voluto sottolineare questo? Perché tutti i test che vengono condotti e che voi normalmente prendete in considerazione sono tutti test che sono stati condotti su solai con fuoco dal basso. Quindi non è previsto il fuoco dall'alto. Molte volte viene richiesta l'applicazione di sigillanti o collari nella parte del pavimento perché l'incendio si aspetta dalla parte alta del compartimento, quindi di una torre per esempio, no? Però non ci sono dei test con fuoco dall'alto. Sempre all'interno dell'ambito compartimentazione abbiamo quelli che sono i cosiddetti attraversamenti. Ma a questo punto andiamo a vedere che cosa si intende per attraversamento.
L'attraversamento è qualunque discontinuità, soluzione di continuità nel supporto di compartimentazione. Ecco il motivo appunto che dell'inizio del mio discorso. È una discontinuità che io ho, o meglio, vado a costruire una parete con caratteristiche di resistenza al fuoco, ho un certificato e fino a qui ho assolto il mio compito. Nel momento in cui, per esigenze impiantistiche, un tubo, un cavo, un canale passa attraverso questa parete, in quel momento decade il certificato di resistenza al fuoco della parete. Pertanto devo ripristinare, secondo gli standard europei, quell'attraversamento con dei prodotti che oggi andremo a vedere nello specifico. Quindi l'attraversamento è una soluzione di continuità nel supporto di compartimentazione. Vediamo alcuni luoghi comuni, le leggende metropolitane per renderla diciamo più leggera, che si sentono dire molte volte in cantiere. I cavi elettrici di piccole dimensioni, di piccoli diametri, non serve proteggerli. Oppure si devono proteggere solo tubi che abbiano un diametro non superiore ai 20-25 mm. Oppure ancora, altre fare, queste sono soltanto alcune che sento, i tubi in ferro non si proteggono, se invece il tubo in ferro è isolato, allora sì, si protegge. Ecco, queste sono tutte, diciamo, frasi che corrono nei cantieri, ma che non hanno valore. I cavi elettrici di piccolo diametro o tubi di piccolo diametro, come le tubazioni in ferro, hanno un motivo, diciamo un senso per cui si dice che non serve proteggerli e ci si può discutere, ma oggi siamo qui per vedere che cosa dice la norma. La norma non parla di ciò che è, diciamo, intelligente da parte nostra, ma è ciò che richiede. Quindi voi, nel momento in cui andate a certificare e emettere un certificato di resistenza al fuoco, e poi anche faremo proprio una carrellata di questo documento, andate a classificare la resistenza al fuoco secondo gli standard europei e pertanto gli standard vigori anche in Italia. La protezione dei servizi. Abbiamo visto il compartimento, abbiamo visto che cos'è un compartimento, abbiamo visto appunto alcune che cos'è un attraversamento, o andiamo a vedere nello specifico questi attraversamenti. Allora, la protezione dei servizi è, come dei giunti di denari e delle condotte, sono delle protezioni che, essendo realizzate con dei prodotti dell'edilizia, è importante sapere se sono o meno soggetti a obbligo di marcatura CE, perché essendo noi nell'Unione Europea, qualunque prodotto da costruzione viaggi all'interno dell'Unione e entra all'interno del cantiere deve essere, diciamo, rispondere alle richieste del regolamento dei materiali da costruzione, il CPR del 2011. Quindi il marchio CE è una domanda importante per sapere se, per esempio, nel caso in cui siate dei direttori di lavori, se è necessario e obbligatorio che quel prodotto che mi stanno proponendo, una ditta mi sta proponendo, è soggetto o meno all'obbligo di marcatura CE. Allora andiamo a vedere il CPR 305 del 2011. È un regolamento molto ampio, tocco soltanto alcuni punti, sempre finalizzati al discorso che stiamo facendo. Tra le altre cose, il CPR introduce l'EOTA, che è l'Ufficio per le Valutazioni Tecniche Europee. L'EOTA svolge la sua attività nella pratica o per tramite di laboratori di prova che sono presenti nei vari stati, che sono accreditati presso i ministeri degli interni, cioè i ministeri degli interni sono il governo, in questo caso è l'ufficio del governo che regola questi accreditamenti, decide se i laboratori di prova hanno o meno le caratteristiche per poter emettere, per esempio, dei certificati particolari che sono legati ai materiali da costruzione. Quindi l'EOTA svolge la sua azione nella praticità per tramite di laboratori di prova accreditati. L'EOTA, quindi, è un ufficio che emette dei documenti e anche delle linee guida. In particolare, le linee guida, le ETAG, che adesso si chiamano EAD, sono appunto dei protocolli, delle norme da seguire per condurre delle prove di resistenza al fuoco per determinati tipi di prodotti. I sigillanti e i protettivi per gli attraversamenti, come i protettivi per le condotte di ventilazione,
sono prodotti che non hanno obbligo di marcatura CE, ma nel caso in cui un'azienda produttrice voglia sottoporsi volontariamente alla marcatura CE e quindi all'ottenimento del famoso marchio CE, può farlo seguendo appunto queste linee guida e quindi delle prove che devono essere sostenute per ottenere l'ETA. ETA significa valutazione tecnica europea, European Technical Assessment, cioè è un documento che ha in sé, è il massimo, diciamo, per completezza dei documenti tecnici che esistono in Europa, e ha in sé, al suo interno, una molteplicità di caratteristiche. La principale, ovviamente, che interessa a noi oggi è la resistenza al fuoco, ma c'è anche citata la reazione al fuoco, la durabilità, molto importante la durabilità, per esempio, quando si vanno a rinnovare i CPI, e in alcuni casi anche isolamento termico, acustico. Quindi è un documento corposo all'interno del quale ci sono più dati utili a caratterizzare il prodotto che è stato sottoposto alle prove. Quindi l'EOPA, per tramite dei TAB, cioè dei laboratori di prova, emette delle linee guida, valuta le prove che sono state eseguite per consegnare, emettere successivamente degli ETA, quindi delle valutazioni tecniche europee, e questo percorso conduce alla marcatura CE. Vediamo in che senso conduce alla marcatura CE. L'EOTA è l'organismo, le linee guida sono le ETAG, adesso si chiamano, come vi ho detto, IAD. La certificazione che si può ottenere per i sigillanti, per esempio protettivi, o per le protezioni dei condotti di ventilazione, dei giunti lineari, sono gli ETA, quindi questi certificati, chiamiamoli, che sono in realtà delle valutazioni tecniche, questi certificati si chiamano ETA, e adesso qui arriva il passaggio verso il marchio CE. Una volta che un'azienda ha ottenuto l'ETA, può richiedere il marchio CE di sistema, non di prodotto, perché il prodotto, come abbiamo detto, non c'è obbligo di marcatura CE di prodotto, come per esempio potrebbe esserci per le lastre in cartongesso, o per gli intonaci, o per tanti altri prodotti che ci sono all'interno dell'Unione Europea. Per quanto riguarda i sigillanti, di cui parleremo oggi, c'è la volontarietà del marchio CE, ma una volta che un'azienda ha ottenuto il marchio CE, significa che ha ottenuto una costanza di qualità, perché la forza del marchio CE è la costanza della performance. Infatti il documento a seguito dell'emissione del marchio CE è la DOP, cioè Declaration of Performance, cioè quali sono le performance, al fuoco e meno, del prodotto che io sono andato a qualificare e a certificare. Quindi, una volta capito se c'è, appunto, abbiamo capito che non c'è obbligo, ma volontarietà di marcatura CE per i sigillanti, sia per i giunti lineari che per gli attraversamenti degli impianti e delle condotte, andiamo a vedere in particolare le principali norme che possono interessare i cosiddetti attraversamenti. Abbiamo gli attraversamenti dei tubi e cavi elettrici, abbiamo i giunti lineari e abbiamo anche le condotte di ventilazione, le condotte d'aria. Queste sono le principali norme di prova al fuoco, le N366, nella fattispecie la 1, la 3 e la 4, e queste norme ti dicono come deve essere eseguito il test e pertanto danno i limiti dell'applicabilità anche del test che si va a fare. Andiamo a vedere adesso la protezione dei servizi, quindi lo standard è la EN1366 parte terza. Riassumo con questa immagine quello che potrebbe essere un attraversamento, perché più delle volte noi siamo abituati a considerare l'attraversamento singolo, quindi un singolo tubo, un singolo cavo o un'unica canalina porta cavi elettrici. Nella realtà, il più delle volte, è questa la situazione che ci si trova in cantiere, cioè un grande varco all'interno del quale gli impiantisti fanno transitare tutti gli impianti, e questo diventa un compito importante, andare a fare una corretta sigillatura. E la corretta sigillatura la si ottiene in due fasi: il primo scegliendo il prodotto idoneo a quel tipo di tubo, a quel tipo di servizio, in quella particolare configurazione. La seconda è la corretta posa in opera, quindi che ci siano delle squadre accreditate, delle squadre che abbiano esperienza in merito e che possano
completare il tutto a regola d'arte. Quindi scelto il prodotto idoneo per quel tubo, idoneo per quel tipo, per quella configurazione, trovare anche, diciamo, chiudere il cerchio con una corretta installazione alla regola d'arte. E quindi cosa possiamo avere? Tubazioni combustibili, coibentate o meno, potremmo avere tubazioni incombustibili, quindi metalliche, coibentate o meno, cavi elettrici, anche in tubi corrugati, comunque tubi combustibili che li contengono, oppure anche delle canaline portacavi che sono presenti all'interno dell'attraversamento e pertanto sono un elemento disturbatore, perché la canalina metallica è una parte di attraversamento che, essendo metallica, non cade, non sparisce durante l'incendio, ma rimane in essere, pertanto può dare dei problemi nella sigillatura. Quindi è importante che, se si vogliono testare l'attraversamento di cavi elettrici su canaline portacavi, questi cavi elettrici siano adagiati appunto su una canalina. Perché dico questo? Perché la norma dice, tra le altre cose, se ho un cavo che attraverso singolarmente e ho un test risolto per esempio con un sigillante, questo è il modo che ho per proteggere l'attraversamento. Però se questo cavo è adagiato su una canalina, non posso utilizzare la stessa soluzione. Viceversa, se io invece vado a testare un cavo, faccio semplice, un cavo adagiato su una canalina e lo proteggo in una determinata maniera, quindi con un sigillante applicato con un metodo che viene richiamato all'interno delle schede di posa, allora significa che quello stesso cavo, se transita attraverso la parete da solo, può essere protetto nella stessa medesima maniera. Quindi se faccio un test su canalina, la soluzione la posso applicare a cavi senza canalina, ma se faccio test con cavi senza la canalina, posso applicarli a dei cavi che vengono adagiati su queste canaline portacavi. I punti chiavi da individuare quando si vanno a valutare gli attraversamenti sono diversi. Andiamo a vedere i principali. Allora, il supporto, orizzontale o verticale? Cioè, è stato fatto un test a parete o a solaio? Questo è molto importante perché, come voi ben sapete, o comunque se non lo sapete, lo ricordiamo in questa sede, se ho un test a solaio posso applicarlo, con delle varianti, se la norma di estensione me lo permette, solo ed esclusivamente a solaio e non a parete. Vale la stessa cosa al contrario, se io ho un test, che ho passato un test, quindi un certificato di un attraversamento su una parete, non posso applicarlo con le dovute campi di estendibilità anche ad altre situazioni a parete, ma non a solaio. Quindi le soluzioni sui due supporti non sono intercambiabili. La natura del servizio. Il servizio può essere di tipo combustibile o incombustibile, e quindi non è importante, cioè è importante andare a individuare se la protezione è stata fatta ovviamente su un tubo di plastica o su un tubo di ferro, perché reagiranno ovviamente in maniera diversa. Il tubo di plastica dopo pochi minuti sparisce, il tubo di ferro dopo 2 ore è ancora lì presente. Il problema è che il tubo di plastica sparisce e se riesco a chiuderlo il gioco è fatto. Il tubo di ferro non scompare perché rimane in essere, fonde ad una temperatura superiore a quella che viene raggiunta durante i test report, durante i test, quindi devo preoccuparmi, proprio perché è un metallo, di fare in modo che il calore non corra dalla parte opposta. Quindi dovrò preoccuparmi proprio del fatto che devo rallentare, fermare il passaggio del calore attraverso la parete o il solaio. L'isolamento, altro aspetto da andare a valutare. Se un tubo ha l'isolamento o non ha l'isolamento, devo fare 2 test a parte. Quindi non è che se ho superato un test con isolamento allora lo posso applicare anche a tubi senza isolamento o viceversa. Si devono fare dei test con tubi isolati e con tubi non isolati. E poi le dimensioni, diametro e spessore. La norma vuole che ci siano degli intervalli di diametro, per esempio. Quindi avere un intervallo che va da 30 fino a 200 mm, per esempio, di spessore, e con lo stesso prodotto. Quindi in questa maniera posso andare ad applicare il sistema in maniera estesa a tutte le situazioni. Ed infine la configurazione delle estremità. La configurazione delle estremità
è come durante il test io ho chiuso le estremità delle tubazioni. Chiaramente durante un test un tubo passa attraverso una parete, c'è una parte interna e una parte esterna. A seconda che io chiuda o tenga aperto le due estremità, avrò delle configurazioni che sono uncapped e capped, cioè U, C, U, U. Quindi a seconda di quello che io ho fatto durante il test, avrò una dicitura sulla resistenza al fuoco legata a quel tubo. Le soluzioni. Andiamo a vedere quindi come possiamo risolvere, diciamo, nella generalità un attraversamento. Prima cosa, voglio farvi notare che non a caso ho messo questa immagine con attraversamenti su una parete di pannello sandwich o panel. La norma dice che le pareti sono di due tipi, le pareti rigide e le pareti flessibili. Le pareti rigide sono quelle che noi consideriamo pareti di muratura. Le pareti flessibili sono quelle pareti che sono costruite con un'ossatura in metallo e in legno e chiuse con dei pannelli esternamente. Ma la norma dice se l'attraversamento di quella tubazione, di quel servizio, avviene attraverso pannelli sandwich, bisogna fare dei test a parte. Quindi bisogna avere dei test dedicati per i pannelli sandwich. Global Building ha condotto una campagna di test con attraversamenti multipli su pannelli sandwich, in modo tale da riuscire a risolvere anche questa tipologia di supporto, che non è così difficile da trovare. Per esempio, più delle volte in ambito commerciale o industriale, più industriale che commerciale, la suddivisione, la macro suddivisione degli ambienti viene fatta con questi pannelli, perché tendenzialmente quando hanno all'interno l'ala di roccia hanno caratteristiche di isolamento termico e nello stesso momento anche hanno superato dei test molte volte di resistenza al fuoco. Ecco, nel momento in cui c'è un test di resistenza al fuoco per quel pannello e lo utilizzo, è perché voglio fare una compartimentazione. Nel momento in cui passa un tubo, se io non ho testato il mio sigillante su quel tipo di partizione, su quel tipo di supporto, non posso dichiarare correttamente la posa in opera. Comunque, detto questo, quindi abbiamo visto, vediamo degli attraversamenti di che cosa? Di tubazioni combustibili. Allora, le tubazioni combustibili, abbiamo detto, sono delle tubazioni che hanno la caratteristica di fondere nel giro di pochi minuti e cadere. Quindi le tubazioni che voi vedete in questo momento, diciamo a freddo, durante i primi minuti del test cadono, all'interno dei collari c'è un nastro termoespandente che, costretto dalla lamiera metallica esterna, espanderà internamente e creerà un tappo soffice ma resistente alla temperatura e alle fiamme all'attraversamento di questo tubo, in modo tale che il fuoco non vada dalla parte opposta e che la temperatura sul tubo dalla parte opposta non superi i famosi 180 gradi delta termici. Se invece questa tubazione di plastica attraversa un varco molto grande, ovviamente non riuscirò ad applicare il collare. Quindi dovrò preoccuparmi di andare a chiudere il grande varco con un prodotto certificato. In questi test che abbiamo fatto, questo varco è stato chiuso con un doppio pannello in lana di roccia, il GPP, che ha performance di resistenza al fuoco molto alte. La protezione invece della tubazione, quindi nel momento in cui fonde il tubo e cade, viene fatta con questo nastro termoespandente installato all'interno del prima strato di pannelli. Quindi se nel collare, per quanto riguarda il collare, abbiamo il nastro termoespandente che viene espanso all'interno, quindi crea un tappo grazie alla presenza dell'amierino metallico, del collarino metallico, in questo caso invece dove c'è il pannello, sarà il pannello, che è un pannello in realtà ad alta densità, che costringerà l'espansione di questo nastro termoespandente verso l'interno e andrà a tappare l'attraversamento. Se io invece ho un attraversamento di tipo tubo metallico coibentato, con coibentazione combustibile, allora devo andarla a proteggere con l'intumescente, ma non tanto perché il tubo di ferro cade, ma perché questa coppella, nel momento in cui brucia, lascerà uno spazio anulare che sarà veicolo di fumo e temperatura e di fiamme. Ecco quindi che il nastro termoespandente che viene applicato all'interno del collare si espanderà fino ad andarsi ad appoggiare alla tubazione di ferro. Stesso dicasi per la tubazione protetta con il nastro termoespandente e il pannello GPP.
Se invece mi trovo a avere a che fare con un tubo nudo, per esempio i famosi tubi dell'antincendio, no? Che conducono l'acqua per l'impianto di spegnimento, in questo caso ho un tubo nudo, non ci saranno problemi di fusione, ma il calore che corre dalla parte opposta deve essere fermato. Ecco, la scelta di utilizzare questo manicotto, questo isolamento di 30 mm con lana in fibre minerali con una densità idonea, fatta in modo che la temperatura che chiaramente velocemente scorrerà dalla parte opposta verrà tenuta bassa e la termocoppia che viene messa durante il test a 2,5 cm dalla fine del manicotto non dovrà superare, in questo caso non ha superato, la temperatura massima di 180 gradi. Stessa soluzione vale anche per il pannello e il prodotto qui è il medesimo, quindi il manicotto GBML. Se invece abbiamo un attraversamento di canaline portacavi, in questo caso si possono fare due scelte. Possiamo utilizzare il cuscino antifuoco termoespandente che va ad andare a proteggere l'attraversamento in che maniera? Facendo in modo che la gomma dei cavi elettrici che fonde venga subito riempita del contenuto di questi cuscini antifuoco che hanno capacità espansiva e fanno in modo di chiudere il varco. In quest'altro modo invece abbiamo un attraversamento di canalina portacavi protetta con il pannello in lana di roccia che viene poi fino a ridosso dei cavi e la sigillatura dei cavi con un sigillante antifuoco idoneo. La protezione delle condotte, quindi abbiamo visto, scusate, fino a qui la protezione degli attraversamenti degli impianti, quindi tubazioni e cavi elettrici. Nel caso in cui invece io abbia un attraversamento di una condotta di ventilazione, allora devo cominciare a fare delle altre osservazioni. Allora, prima cosa, le condotte, qui scrivo come slogan, non sono tutte uguali. Che cosa significa? Significa che quando io vado a fare un test, non è indifferente la scelta della geometria, della posizione di una condotta. È, diciamo, importante e determinante per l'estendibilità del certificato che viene poi emesso. Allora, condotta orizzontale o verticale? È importante decidere se il test, come abbiamo detto prima, viene fatto a solaio o a parete. Se viene fatto a solaio, verrà classificato la resistenza con all'interno della classificazione le due lettere VE, che sta per verticale. Se invece l'attraversamento della condotta di ventilazione avviene attraverso una parete, ci sarà la dicitura HO, che sta per orizzontale. Se invece poi altra cosa importante è decidere se la condotta da testare è rettangolare o circolare, perché nel momento in cui io passo un test con una condotta rettangolare, quella soluzione che ho utilizzato per la condotta posso applicarla solo alle condotte rettangolari. Viceversa, se lo faccio sia per le condotte circolari che rettangolari, posso avere l'applicabilità indifferente sia nell'un caso che nell'altro caso. E poi l'altra cosa importante è capire se voglio testare, o richiedo io, professionista, un materassino testato per fuoco esterno o per fuoco interno. Quindi la norma prevede due diverse configurazioni di test. Fuoco esterno è una condotta di tipo A, fuoco interno sono le condotte di tipo B. E la dicitura, il simbolino, è questo. Vedete due lettere O e I, che sta per out e in, freccia dall'esterno, quindi significa fuoco esterno, oppure in questo caso vedete fuoco, freccia dall'interno, quindi questo qua è fuoco dall'interno. Andiamo a vedere nella fattispecie che cosa significa fuoco esterno e fuoco interno in una prova. Allora, quello che vedete voi sulla destra è un disegno schematico del forno di prova. Il forno di prova presenta chiaramente dei compartimenti che simulano delle pareti che simulano un compartimento. E poi in prossimità dell'attraversamento viene fatta una sigillatura dell'attraversamento. Tutto il materassino, poi, tutto il condotto, scusate, è rivestito di un prodotto. Normalmente è o un materassino o una lastra in silicato. E avere una condotta di tipo A significa che la condotta è tutta chiusa, come vedete,
come vedete, non c'è la possibilità di un passaggio del fuoco all'interno della condotta. Il fuoco rimane fuori. Quindi, all'interno del forno, la temperatura salirà secondo la ISO 834 e arriverà ai famosi 1000 passagradi dopo due ore.